Ti prego, vai, vai, mamma. Da tragico a comico. Queste cose non funzionano. Qualcuno ha detto episodio 2? Ragazzi, a grande richiesta. Siamo tornati. Torniamo con Lost in Family. Reagisce a cose. Ma a cosa? I fail questa volta. Ce vuole, se perché famo due risate. Ve l'avevamo promesso nell'ultimo video e voi ci avete riempito dei messaggi. Bombardati, diciamo, grazie. Ma diciamo anche che ci avete taggato su TikTok, Instagram, su tutti tutto, i gender reveal, fail, no fail, che noi però non abbiamo visto per onestà intellettuale, per onestà di questo format, perché la reazione deve essere con voi. Se reagisco per cavoli miei non vale. È una bella celebrazione festeggiare il sesso del bambino che sta arrivando. Festeggiare i bambini in generale è una bella celebrazione. Noi l'abbiamo fatto, se non l'avete visti quei video andatevi a vederli. Sì, ma adesso andiamo ai fail perché vogliamo divertirci, anche perché anche stasera sono le 11. Mettete mi piace, mi raccomando. Avete messo mi piace, seguiteci su TikTok. Ti ricordi di aver visto qualche fail di un gender reveal? Ho visto uno che facevano con il taglio della torta e la torta era diventata di un colore indefinito, quindi non si capiva se era un maschio o una femmina. Si era mischiata con la panna, che era No, proprio l'impasto della torta. Quindi loro fanno what is it? Che cos'è? E finisce così il video. Quello che mi ricordo io, storico, di questa mamma col palloncino che sta andando in macchina. Ci sta il fratello grande che sta là e cammina piano piano. Arriva il piccolo che a un certo punto salta, lo scoppia. Però tipo scappa, non si sa che succede. Quindi la mamma quando si gira non vede il bambino, ma rimane, vede tutti quanti coriandoli a terra. Ferma e guarda il fratello maggiore e non si capisce. Poi hanno visto probabilmente dalle telecamere quello che era successo. Quello no, è storico. Ma lo vede il figlio piccolo. Lo vede. Guarda, vedrai che tanto ci arriva. E da quel video io con i nostri palloncini ho sempre avuto il terrore. Non l'abbiamo mai portato noi. No, però ti ricordi quando tua mamma per la vigna lo portò con la macchina? Ah, sì, sì. E però noi abbiamo dovuto portare in stanza. Scoppiava mamma. Cioè io c'avevo una paura terrificante. Sì, tosa. Fatelo fare a qualcun altro. Gender reveal fail. Pronti? Okay. Vado sul primo, Vai. Così. Ok. Aia, prevedo male. Malissimo. La sorella grande lo lascia. Allora, la madre lo sta tenendo. La madre è un c'è po' un peso isterica. Sotto, eh? La madre non la vedo tanto rilassata. C'è però un peso. La telecamera è un po' ballerina. Certo, la musica sembra dello squalo. Shark, lo squalo. È spaventata, ma perché non l'aiutate voi? Dai, povera creatura. Aia, capriccio di bambina arrabbiata. Oddio, che ha fatto? Ha lanciato. No! Io ci sta bene, però. No! Sì, per gridare davanti a tutti. La figlia più grande gli è andato via. Ma scusa, il peso? Sì, chi è che teneva questo palloncino? A madre, evidentemente. L'inutilità del peso. Brutto più che altro reagire così davanti a tutti. Sì, poi è una festa. A un capriccio di una bimba, esatto. È una bimba anche grande, per un capriccetto. Grande. Però, ho capito, dai. Però magari in quel momento magari si è sentita spaventata, l'attenzione addosso. C'ha paura anche dello scoppio. Chi ti dispiace per mi dispiace per la bambina. Il palloncino o per la bambina? No, per la bambina. Mi dispiace. A voi? Il papà cercava di per gestire. Per chi vi dispiace? Per la bambina o palloncino? Non per la madre. Non per la madre. Sicuro non vi dispiace per la madre. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ecco, questi gli hanno sbagliato i colori sicuro. No, verde. È verde. Vedi? Verde. Ecco. Green. Verde. È uno scherzo? No. sì, è uno scherzo, ok. Carino, carino, dai, ci sta. La faccia della mamma, bella. Ma le facce loro, ma che è verde? Bello? Mettiamo mi piace qua. Mi sono stato tutto male, bellissimo. Hanno aspettato due giorni prima che partorisse per scoprirlo. Mamma mia. Bravi, beh, mi piace. Mi ha fatto troppo ridere. Bello, proprio non si sa quello vero. No, gli avranno fatto lo scherzo. Però, carino. Eccola! Lo ecco, sapevo. Ragazzi, guarda. Lo vedi che la vedi? Lo vede il figlio. No, vabbè, io non ci voglio vedi, credere. Vedi, a spada, il bambino gli spiega, gli sarà spiegata. Guarda lei. Lei è disperata. Guarda il fratello grande.
Disperata? No, vabbè, io penso che capita una cosa del genere, no, che fai? No, è disperata. Eh? È disperata e ha ragione. Addio festa. Andata la festa, io sto a casa, mi è vuole. È come quando la sposa dice no sull'altare, no? Alla fine rovina tutta l'emozione. No, è peggio, gli ha detto di no in camerino, non c'è manca arrivata. Manco gli è arrivata. No, dai, che amarezza. Questo è un video storico, se avete visto questo video commentate con l'ho visto. Questo è Gender Reveal Expectations, quindi le aspettative. Ok. Vediamo. Maschio? No, ma più che altro lo scoppio. Versus reality. Guarda lei. L'ha preso lei. Dai, ti prego, riescici. Ti prego, vai, vai, mamma. No. No. Niente così. Fail. Sembra Alberico questo a destra. Dai. Oh! Ma era per fare una foto, non capisco. Oddio, si arrabbiano pure. Ok, loro si incavolano perché tutti gli stavano dicendo di girare, credo, in un senso, invece era nel senso opposto. Vabbè, ma fai o così. Ma era solo per fare la foto, perché lei non guarda neanche che colore è. No, vabbè, però fa tanto ridere, posso dire. Strano, strano. Comunque Alberico top, internazionale. Passiamo al prossimo. Worst gender reveal ever. È già catastrofico. Vola via, secondo me. Mi piace che lui ha l'Apollo celeste e lei il vestito rosa, A me mi ricorda uno dei topolini di Shrek. Gli occhialetti. Ma che c'è? Ah, perché è tipo pignatta, gli deve dare no, una bastonata. No, quello vola via. Gli dà una botta e vola via. Guarda che fenomeno, lui con i muscoloni, guarda. Mamma mia. Mo glielo da lei, guarda guarda te, io me ne andavo, ma è pazzo? Ma è pazzo? Ma chi ha organizzato questa cosa pericolosissima? Eccolo! No! Se lo scavalta... Da tragico a comico in 2 secondi. La dimostrazione, regà, che i muscoli non servono a niente proprio. Comunque, io ho due spalle così, non è riuscito. Secondo me sarebbero stati tutti tristi se non fosse successa questa cosa. Cioè, nel senso, tutti tristi che andava via. Invece è successa questa cosa, tutti a ride e se ne sono fregati del palloncino. La caduta ha salvato il fatto che non ci fosse il palloncino. Io mi chiedo sempre, ma dopo questa scena, no? Che fanno? Cioè, nel senso, ci sarà un momento che... Vabbè, mo chi ce lo dice? Perché c'è nel senso qualcuno lo deve dire. Quindi ci sarà quella che avrà organizzato la festa dice, che certo. Dice... Femmina, maschio. Bello. Dai, un ricordo che rimane poi. L'olio cuore. Il tentativo di olio cuore. Amo, l'olio cuore è la pubblicità che c'è stata a Mike Buongiorno che salta la staccionata. Allora, voi vi ricordate questa pubblicità? Sì, dai, regà, tutti. No, adesso, perché lei fa sempre così. Te lo ricordi quello? Ah, no. È l'olio cuore. Non mi ricordo la pubblicità, oh. Olio cuore! C'era quello che saltava. Mia sorella aveva un lavoro. Che poi è un compito in realtà, però vabbè. Oddio. No. Prendere dei confetti che funzionassero? No, ragazzi, allora vi dico una cosa. Che cosa è successo? Io non ho capito. Queste cose non funzionano, cioè non fate coriandoli, altre cose che scoppiettano, no. Cioè c'è sempre, soprattutto se siete in due, non sarete mai sincronizzati. Uno dei due che non ce la fa. E poi, fermi, non comprate questi affari su Amazon. No, andate in un cavolo di negozio e chiedete al negozio specializzato. Negozio per feste di solito. Bravissimo. Se tu vai su Amazon, purtroppo se sbagliano. Anzi, secondo me vi dirò la verità. Lo fanno apposta. Lo fanno apposta. Secondo me ci così, si divertono. Così noi ci facciamo i video. No, secondo me ci sta qualcuno che dice che me frega, questo io mando il colore che mi verrà. Ragazzi. Hai sudato. Sti fail mi stanno a far sudare. Ecco, questo è carino, eh. Ma l'organizzatrice che sta in mezzo alle scatole? Perché neri? Mamma mia, bruttissimo ma nero, posso nero dire. È brutto, mamma mia. No, ragazzi, scherzi. Ma lei gli stava per menare, eh? Gli stava per menare a lei, e eh? Qua non ci arrivano. Beh, lui sì, amò. È alto 3 metri. No. No.
No, no, che urto. No, anche tristi che fosse maschio. Non è vero, erano tristi che non c'erano riusciti a scoppiare. Non mi piace. No, quando hanno visto il maschio. Ma che stai a dire, amore? Ma che... Comunque no, non mi piace. Cioè, più che fail, io voglio vedere quelli che fanno ridere. Eccolo, questi sono fail. Questo scappa. Vola. No. Ah, vabbè, dai, sta dal vicino. Beh, dai, almeno non c'era Lelio dentro. Comunque è genialata lui da sotto. Vabbè. Ma poi, ma prendete uno spuntone fatto bene. Sì. Lui perché appena toccato, non solo è esploso, mi è arrivato tutto in faccia. Ma nessuno si... Concentriamoci su di lei, vai, rimettilo. Guardiamo lei, io ho visto la palla. Svegli i bambini. Devi mettere la faccia lei con la cosa in bocca. Non sei la prima cosa che ha detto lei? La prima cosa che ha detto lei è: ma che... Mamma mia. No, buona faccia, ti prego. Secondo me era la suocera. Secondo me era una vicina picciola. No, raga, non ce la faccio. Oddio, raga, i fail mi stanno a far sudare. Vai. Vai. Oddio. Che belli che sono questi due. No! No! Bello, questo sta meritando forse il primo posto, eh? Ah, questo è quello di prima. Lui tesissimo, guardalo. Oddio. Blu? No? Ma contatto, che carino. Sì, ma... Tu... Ti prego. Lei? No, dimmi che non... No, dai, l'ha fatto apposta. Non ho capito. Cioè? Leggiamo i commenti. Quanti di voi dovrà... Non ho capito. Like. Questa è brutta. Già ve lo dico, quando tua suocera si aspetta un maschio, ma invece è una femmina. Faccina che piange. Tanta rotta il telefono. Primo, perché il gender reveal lo sa fa la suocera. Amo. Dai. La suocera al massimo fagli fare gender reveal del tacchino dei costumi. No. Sì, del tacchino del ringraziamento. Gli devi fare il tacchino, ma maschio. Cioè, come ti permetti a fargli fare la festa a tuo figlio o tua figlia, a tua suocera? Vabbè, si vede che c'è un bel rapporto. Ma non è normale. Ma vabbè, non è normale, è come se il compleanno mio lo faccio festeggiare a Giovanna. Prendo Giovanna e dico: Giovanna, vieni, festeggia. Però basta con questo stereotipo che la suocera è sempre vista negativa. Non hai capito. No, sta inclusa anche lei in queste feste. Non c'entra niente, può essere pure la madre della persona incinta. Non c'entra niente. Io non farei mai scoppiare ad Adriana il palloncino della mia gravidanza. Ma stiamo fuori di testa. Adriana, senti, c'è la comunione di Tommaso, vai tu. Vai tu a peggiorare la situazione della suocera. Perché sai, dice, ti hanno coinvolto. Che succede qualcosa di brutto? Grazie a Dio. No, è pure triste che è femmina. Ah, la reazione. Hai capito? Ok. Io già mi sto preparando ad arrabbiarmi. La signora ha anche le scarpe blu. Ecco, forse loro i genitori lo sapevano. Gli hanno fatto apposta allora in rispetto alla suocera. Capito? Da parte guarda il rovescio della medaglia. Vai. Sì, ma poi team boy, proprio ma così male proprio. No, è contenta. Non ha capito all'inizio. Non ho capito anch'io. Però è blu. È blu. Non sto a capire. No, ragazzi, non si capisce. Bello spiritoso. Who's having a baby?
poi posso darvi un consiglio, ragazzi? Diccelo. Se avete delle preferenze così marcate, non fate questo tipo di festa. No, è vero, è vero. Fatevelo dire in privato, secondo me, secondo noi, fatevelo dire in privato e poi fate un baby shower. Quindi voi dove già lo sapete, lo comunicate agli altri o già lo comunicate pure a tutti gli altri. Così vengono alla festa e inondano mamma, papà e bimbo di regali. Però se veramente non siete aperti o preparati a ricevere una notizia diversa da quella che vi aspettate, non fate questo tipo di feste. Anche perché, raga, dovrebbe essere gioia in ogni sempre. Caso. È normale però avere delle preferenze, si diciamo. Si possono avere delle preferenze, noi anche, ovvio. Quando è stato quello di Lavinia, avevamo la preferenza della femmina. Certo, però avremmo gioito lo stesso, certo, anche se fosse stato maschio. Stesso, assolutamente. Certo. Però se non siete pronti a vedere un colore opposto magari alla vostra preferenza, non fate questo tipo di feste. Noi l'abbiamo fatte perché sapevamo che avremmo saltato in ogni caso, a ogni colore, certo. Quindi l'abbiamo fatta sereni perché per noi era una festa, qualsiasi cosa sarebbe stata. Anche in se l'emozione caso, è tanta in quel momento, io lo dico, l'emozione è così tanto, quindi avere delle reazioni spontanee, sia di gioia che di tristezza, ci sta, ci stanno, ci sta. Però magari ecco così mi sembra un po' male. Troppo, cioè questo si vede proprio, c'è rimasta male. Sì. Che cosa? Ora l'hanno lanciata via la figlia. Allora, innanzitutto bruttissimo. Io devo dirla sta cosa. No, perfetto, è sfogato. Sì, te ma già sfoga anche apposta cosa. State attenti a quello che scrivete sui video. Anche ironici, secondo me. Perché dici? Ma perché un domani non è bello che sta ragazzina vedrà il video dove i genitori hanno scritto il momento in cui Ava ha realizzato che non era più la preferita. Ma Ava come l'Ava? No, qua è Ava come vola. Io voglio l'episodio 3 sui fail. No, ancora. No, basta. Poi dobbiamo cambiare perché qua è andato solo su gender reveal e noi vogliamo fail. Vai. Quindi, che cos'è? Non è carino, capito? It's a joke, infatti. Ma hanno scritto perché lanciano. Vedi, vedono il blu, lei la lancia. No! Lancia la figlia perché è maschio, capito? Voleva vedere che... Non lo so. Quindi, no, no, includete bueno. I figli, ma guardateli anche. No, ma includeteli, che l'ha lanciata, mo! No! No! Questo è il video che io ho detto l'altra volta, te lo ricordi? Che ho detto che uno è andato in piscina, si è buttato, è lui! È sto matto! Manca aspettato lei. lei regà, non esiste. Lei non è, vabbè, avrà è fatto lui. Una scommessa. Ma è lui. No, è vabbè. Lui. Io l'altra volta l'ho detto, c'è uno che prende e si butta aspetta, in piscina. Aspetta, questo clicchiamo gender reveal gone wrong. Ah, allora, c'è questa moda del gelato adesso. Ah. Ti ordini il gelato per scoprire maschio o femmina. Ma io mi chiedo, no? Che fanno con tutte queste cucchiaie del gelato? Che avranno detto, ci dobbiamo mangiare tutto. It's gonna be a white baby, ha detto. Ah. È gelato. È il gender reveal più noioso che abbia mai visto. Mamma mia. No, ma qualcuno se n'è andato sicuramente perché non lo fanno neanche vedere, eh? No. C'è tutto per fare it's pink. Ah, ragazzi. Tutto sto mortorio di sonno per dire it's pink. Quindi abbiamo trovato il gender reveal più brutto. Mamma su TikTok. Mia, mi spiace. Mamma mia. No. È uno scherzo anche questo. No, vabbè. Io penso che reagirei proprio male, te lo dico. Reagirei malissimo. È uno scherzo. Si vedeva comunque. Oddio. Siete da parte di lui? Sì. No, io reagivo malissimo, vi giuro. E mo voglio sapere però. Oddio, carini. Bellina lei, eh? Moglie da me. Questo è un tranello. Non risponde. La pignatta. Dai, chiudiamo con la pignatta.
A me fa paura sta cosa. Oddio. Oddio. Amo. Ma il cameraman c'è ancora? Si è spezzata la mazza di legno, regà. Le pignatte, fatele di carta pesta. Mamma mia. Sono di legno queste cose. Non è possibile. Allora, andiamo a vedere subito, ma è vivo? Chiudiamo? No, no, ne voglio qualcun altro. Eccolo, mi sa che erano loro. Eccoli, mi sa che erano loro. Eccolo. Vedi, è tipo Verdino, non si capisce. La mangia. What is it? Fan di Spagna. Prima di chiudere vi facciamo vedere i gender reveal, dove ci avete taggato in tantissimi, quindi noi quelli li abbiamo visti, però guardiamoceli insieme, rigustiamoceli. No, io non l'ho visto, Ah, questo tu non l'hai visto? No. Questo è bello, gender reveal, tema Harry Potter. È stupendo. Anche se, di nuovo, troppe cose da fare, secondo me, in questo. No, bello però. Mi piace. Per sì, ma troppe cose da fare. I fan della saga è bello. Bello, vestiti a tema, sicuramente. Amore. Ci sarà stata una festa a tema, bello. Se avete visto questo video qua, tema Harry Potter, commentate qua sotto, perché questo è stato molto popolare sia tra i tag e i direct che ci avete mandato. Ma vediamo l'altro. Quello. Prima di salutarvi vediamo quello più famoso di questo mese, che avrete visto sicuramente in tantissimi. Ci avete taggato di fail questa volta. In tantissimi, quindi non potevamo non reagire anche a questo. Allora, questa io qua io mi chiedo, perché avete dato delle forbici? Cioè, quello è normale, le forbici ha tagliato il filo. Carina, da bambina. Però non ti è emozionata, morena. Però lei, visto all'inizio, va sul palloncino, poi non capisce come fa con le forbici a tagliare il palloncino e è andata sul filo. No. La bambina lei ha ragione. No. Sì, io do ragione alla bambina. Lei l'ha fatto apposta. L'ha fatta apposta? No, ecco. No, l'ha fatta apposta perché lei voleva far partire il palloncino, non aveva capito, secondo me. Guarda, per perché lei è andata proprio a tagliare lì, perché no, dice no, guarda lì lo buco, guarda, vedi? Hai detto là lo buco, capito? Guardate lo sguardo prima, aspettate, Concentriamoci sullo sguardo della bimba. Che secondo me lei, cioè, l'ha fatto, ma non con cattiveria, capito? Intendo. Guarda, vedi? Lei è contentissima. Sì, infatti, non l'ha fatto. Vedi? Guarda, lei punta in alto. Però dice: no, così lo buco. Fammi fare, capito? Ma le forbici, la scelta delle forbici è stata sbagliata. Ma cosa invece è stata giusta? Quale scelta è stata giusta? Iscrivetevi. Quella di guardare questo video. Essere arrivati fino a qua. Commentate se siete arrivati fino a questo punto dove io dico. Così. E noi ci siamo fatti tante risate, io sto sudando tantissimo. Fa veramente caldo. E ci rivediamo quando, Fede? Ci vediamo la prossima settimana, perché io vorrei che questo diventasse un appuntamento settimanale, ma Alessandro non me lo fa registrare ogni ma volta si sempre mette delle scuse. La sera tardi, sì, e decide stanchi. Sempre quando io sono con i capelli di Fantaghirò e non toccata. Comunque va bene. Prossimo episodio non a tema gender, ve lo qualcos'altro dico subito. Magari ce lo posso qualcos'altro anche loro. Assolutamente, scrivete qua sotto secondo voi che cosa dovremmo vedere, a che cosa dovremmo reagire. Noi abbiamo già delle idee, quindi mi raccomando, spolliciate e commentate, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Tantissimi. Ciao.